dalla scuola dell'Università di Torino, il professor Roberto Albera ha tenuto insieme ai suoi collaboratori un monotema qui al congresso SIO su un tema particolare che è l'ipoacusia minima nei bambini da scolare. Voi state conducendo uno studio, che cosa è emerso in particolare su questo argomento? Beh, questo è un problema, possiamo dire, emergente, in quanto si era sempre ritenuto che l'ipoacusia di media lieve entità in età infantile fosse tutto sommato un problema marginale che non compromettesse in modo rilevante la qualità di vita dei piccoli pazienti. In realtà, da analisi più approfondite, si è visto che seguendoli con attenzione i problemi esistono e sono prevalentemente di tipo curriculare, cioè questi soggetti hanno un maggior rischio rispetto ad altri di avere problematiche nel loro percorso formativo, quindi essere bocciati, dover ripetere anni, eccetera. In questo senso lo studio che abbiamo fatto ha dimostrato come questo purtroppo sia vero e come sia relativamente facile porre delle piccoli rimedi che consentano di superare questo problema. I rimedi più banali in ambito scolastico possono essere semplicemente l'identificazione del problema, una migliore insonorizzazione dell'aula in cui ci sono pazienti con questo tipo di problema, l'attenzione dell'insegnante che dovrà metterlo in una situazione di maggior vicinanza rispetto alla cattedra e quindi avere meno impatto negativo da parte del rumore di fondo. Nelle forme leggermente più gravi e chiaramente la soluzione diventa necessariamente protesica, eventualmente con i sistemi Bluetooth che consentono di ridurre il rumore di fondo. Quindi il messaggio che arriva da questa nostra valutazione è che va bene le sordità gravi, che ormai siamo in grado di identificare precocemente, ma attenzione anche alle sordità un po' meno gravi che vanno comunque segnalate ai genitori, agli insegnanti, non per ghettizzare o identificare il paziente come disabile, ma semplicemente per porre in essere quei piccoli rimedi che effettivamente lo mettano in pari condizioni rispetto ai soggetti non udenti. Deduco che dal punto di vista della politica sanitaria si ponga il problema della cosiddetta sorveglianza audiologica, quindi di una sorta di screening, di una campagna di monitoraggio mentre i bambini crescono. Avete pensato a fare delle proposte in tal senso? Teoricamente sono soggetti che non dovrebbero superare lo screening neonatale, quindi in teoria uno screening neonatale universale potrebbe già consentire di identificarli precocemente e non avendo l'urgenza di protesizzarli come abbiamo nelle sordità gravi, tenendoli sotto controllo nel momento in cui inizino un'attività scolastica, valutare più precisamente la soglia audiometrica, quindi su un campione che è già stato in qualche modo preidentificato. Gli screening di fatto non hanno mai avuto grande successo, i numeri comunque non sono molto grossi, quindi probabilmente direi più attenzione all'outcome dello screening neonatale e una maggiore diffusione che in questo momento non è ancora globale sul territorio nazionale. Dal punto di vista dell'incidenza, di cosa stiamo parlando? Ma stiamo parlando di situazioni leggermente più frequenti della sordità bilaterale grave, quindi possiamo parlare di 2-3 casi su 1000 nuovi nati, con alcune situazioni che di fatto possono anche manifestarsi più avanti rispetto alla nascita. Dovrebbe essere fatta anche una campagna, diciamo, informativa e formativa anche delle famiglie, immagino. Famiglie e pediatri. Potrebbero essere pronti ad accettare questo? Insomma, si parlava nella comunicazione di stamattina che il fatto che si tratti di sordità molto lievi probabilmente può porre delle questioni in questo senso, che magari una famiglia... Devo dire meno gravi rispetto alla sordità importante, perché comunque il bambino probabilmente in età adulta abbandona anche la protesi nelle forme meno gravi. Certamente il momento delicato è il momento scolastico. Teniamo presente un altro fatto, cioè la sempre più complessità dell'impegno didattico. Alle elementari sono aule piccole con un carico tutto sommato mentale relativamente contenuto, al liceo è molto più impegnativo, pensiamo un'università dove ci sono aule grosse, rumore di fondo più elevato, quindi diventa un po' sempre una corsa dietro a questi soggetti. Peraltro in età adolescenziale o adulta poi sono in grado di decidere tranquillamente se poter fare a meno della protesi o no. Un'ultima battuta, dal punto di vista di cosa succede alla plasticità cerebrale, è praticamente la stessa cosa che nell'anziano, nel senso una sorta di deprivazione uditiva, seppur lieve,
crea un disagio che può diventare cognitivo. Questo credo che sia un problema relativamente meno importante, perché comunque l'attivazione della via acustica viene garantita. Certamente può modificare la qualità di vita e quindi avere ricaduta negativa sul carattere del bambino. Grazie professore, buon lavoro. Grazie.